delle ragioni per cui ho dato la mia adesione a questa lista è proprio questo legame che il sindaco Alemanno ha con la periferia, cioè questa sua presenza continua sulla breccia. La politica è il servire la propria città lavando i piedi silenziosamente e in maniera costruttiva, ed è per questo proprio che questa lista avrà questo obiettivo e questo stile. Ma a mio avviso il fallimento è semplicemente il principio di una nuova esperienza, perché ci permetterà di andare avanti. Trasparenza che è una qualità fondamentale, la qualità fondamentale per ogni attività politica. Io sono giovane e ho bisogno di conoscere, ho bisogno che le cose siano chiare per me. C'è bisogno di gente che, in maniera molto semplice, senza porsi troppi problemi per se stesso e per tutto quello che lo circonda, sceglie se si vuole impegnare per il bene comune fino in fondo, se vuole superare quella nicchia di bene comune di cui parlava Mino Gigi e fare di più, fare qualcosa rivolto a tutta la città. Credo che la lista civica serva a questo. Per favore, questo appello, sentitelo ognuno nel vostro cuore e nella vostra intelligenza, perché non è soltanto il problema di trovare 48 candidati, e di mettere in moto un comportamento diverso, perché se facciamo questo, se ci mettiamo in movimento, la politica diventa bella, la partecipazione diventa un fatto reale e vivere una città significa vivere un'esperienza comunitaria, sentirsi parte di un qualche cosa ci fa sentire tutti più grandi, più forti e avere un grande sentimento comune. Ecco, tutto questo è il sogno di questa lista civica, è il sogno della mia candidatura, vi prego di essere avanguardia di questo sogno, perché Roma veramente può crescere anche